Perché mettiamo i fiori di Bach nell'ombelico? Allora, l'ombelico è ciò che resta della recisione del cordone ombelicale, questo lo sappiamo tutti, attraverso cui abbiamo ricevuto ossigeno e nutrienti dalla placenta per ben 9 mesi della nostra vita. 9 mesi importanti, direi, visto che lo sviluppo neuronale è avvenuto tutta in quella fase, ok? Quindi i neuroni si sono sviluppati per la maggior parte, infatti il cervello del bambino, che è assolutamente spugna quando nasce, è già sviluppato, ok? Non è sviluppato il corpo, ma il cervello è già sviluppato. Quindi immagina che tempesta c'è dentro un bambino che mentre, questo lo puoi sapere perché è successo anche a te, che mentre è nella pancia della mamma c'è uno sviluppo così forte. Il bambino in quel momento è in quello che noi chiamiamo il paradiso, nel senso che la percezione che esiste ovviamente, non è che il feto dorme e poi quando nasce comincia a sentire, è tutto in quella fase. Quindi la connessione con la madre, il padre, le memorie ancestrali dei nostri avi sono tutte transitate da lì. Attraverso questo bottoncino che è l'ombelico, che ha fatto da tramite tra tutto quello che c'è nella mamma, placenta inclusa, e lo sviluppo del bambino che poi nasce, ok? Quindi noi siamo interconnessi con nostra madre attraverso questa struttura e quindi se siamo interconnessi con nostra madre lo siamo anche con nostro padre, lo siamo con la nostra famiglia ad un livello energetico profondo. L'ombelico è connesso con le fibre del rivestimento interno dell'addome. Il rivestimento interno della cavità addominale è chiamato peritoneo parietale. Questa struttura è estremamente sensibile e le sue fibre nervose trasmettono gli input direttamente al midollo spinale. Questo è il secondo motivo per cui io non lo sapevo ovviamente, ma quando ho deciso di mettere i fiori di Bach nell'ombelico, poi ho cominciato a fare delle ricerche e ho scoperto tutte queste cose. L'istinto mi ha detto metti i fiori di Bach nell'ombelico, tutto il resto ovviamente è venuto dalla ricerca ed è venuto in un secondo momento. Quindi mettere i fiori di Bach nell'ombelico è una corsia preferenziale per inviare messaggi direttamente al midollo spinale, al cervello, all'inconscio, ok? Il terzo motivo è che, ad esclusione di chi è nato con il lotus bird, peraltro proibito in Italia, l'ombelico è anche la prima vera e propria ferita fisica che il neonato vive in vita, perché il cordone ombelicale viene reciso e quindi lì c'è la prima ferita. Quindi agire sull'ombelico ha anche il significato di prendersi cura di questa ferita. Non stiamo considerando in questo momento ovviamente le matrici perinatali, alle quali non do in questo contesto un accenno, sì forse giusto un accenno perché sennò facciamo un discorso che è troppo lungo, ma ad esclusione delle matrici perinatali la prima ferita è il taglio del cordone ombelicale, quindi prendersi cura dell'ombelico è anche prendersi cura di quella prima ferita che per qualcuno può essere stata importante, proprio perché appunto se noi abbiamo vissuto una matrice perinatale compromessa, ok, le matrici perinatali sono 4 e sono la permanenza nella pancia, l'inizio del travaglio, l'attraversamento del canale del parto e la nascita, ok? Se una di queste fasi che Stanislav Grof ha chiamato matrici perinatali si complica per un motivo o per un altro, questa ferita rimane all'interno della mente del bambino. Il problema con queste ferite è che sono preverbali, quindi sono vissute in un momento in cui non ci sono le parole per esprimerli. Quindi tutto ciò che è preverbale è vissuto come assoluto e infinito. Quindi io che in questa incarnazione ho scelto di andare a risolvere un po' di cose, ho scelto anche di andare a risolvere una matrice perinatale complicata. Infatti al 4° mese di gravidanza mia madre stava per abortire. Le hanno fatto un cerchiaggio, mi hanno salvato la vita, ma io chiaramente ho sperimentato come feto la vicinanza della morte, perché il feto è assolutamente consapevole che sta per morire, ok? Perché sente le emozioni della madre, sente la paura della madre, sente l'angoscia. E quindi io
In meditazione più e più volte ho rivissuto il momento in cui io stavo per morire, ok? Questo chiaramente ti complica non poco la vita. E ti complica non poco la vita perché? Perché ti mette nella situazione che ogni richiamo a questo paventare di morte diventa per te un panico paralizzante. Quindi molte volte nella mia vita io mi sono paralizzato di fronte a uno stimolo che magari per un'altra persona è semplicemente: ah, guarda, è morto il nonno, andiamo avanti a giocare. Per me diventava tutto clamorosamente difficile, ok?